Circa 3 anni e mezzo fa ho fatto una scoperta. Ho scoperto che tutti i grandi leader che danno ispirazione, tutte le grandi organizzazioni nel mondo, tutti quanti pensano, agiscono e comunicano nello stesso modo. E io chiamo questo modo il cerchio d'oro. Ogni singola persona, ogni singola organizzazione sul pianeta sa quello che fa, il 100%. Alcuni sanno come lo fanno, ma veramente poche persone o organizzazioni sanno perché fanno quello che fanno. E con perché intendo qual è lo scopo, qual è il motivo, in cosa credete, perché vi alzate la mattina e perché dovrebbe importare a qualcuno. Quindi alla fine quello che mi sento di dire è: se vuoi nuova energia, trova innanzitutto il tuo perché. Trova il tuo perché. Trova il tuo perché. Trova il tuo perché. Nuova energia. Trova il tuo perché. Ok, dobbiamo uscire. Eccolo qua il libro. E se Simon nel suo video parte dalla Apple è perché è l'esempio perfetto di come partire dal proprio perché faccia tutta la differenza del mondo. Infatti, mentre i concorrenti spesso partono dalle specifiche tecniche dei loro prodotti, la Apple quasi sempre parte dal perché vuole fare una cosa. Lo fece col Think Different, lo fa adesso con la semplicità d'uso dei propri dispositivi. Quindi parte dal perché fa una cosa e dopo ci mostra i prodotti. Prodotti che noi puntualmente compriamo, vero? E a proposito di Apple e Steve Jobs, nel suo famosissimo discorso di Stanford, sì, quello che mi sono anche tatuato sul braccio, lui disse che se ti svegli per troppi giorni senza motivazione, c'è qualcosa che sicuramente devi cambiare nella tua vita. E io nell'ultimo anno, forse dando un po' troppo la colpa alla pandemia e alla routine che ha creato, ma avevo un pochino perso la bussola. E quindi trovare perché faccio quello che faccio sicuramente mi darà nuova motivazione. Il problema è che io mi immaginavo di sedermi qua un po' nella natura, leggermelo e trovare il mio perché. In realtà non è un libro teorico, ma è assolutamente pratico. Quindi bisogna addirittura scegliere delle storie della propria vita, raccontarle a una persona che dovrà scriverle. Insomma, qualcuno mi sa che sta per essere disturbato. Speriamo solo non gli fischino troppo le orecchie. Ok, allora, una volta che avete trovato qualcuno che sia disposto ad ascoltarvi, dategli anche qualcosa su cui scrivere. Infatti, questa cosa non si può fare tutta a voce e poi capirete come mai. Per trovare il proprio perché, infatti, bisogna individuare degli eventi della propria vita che ci abbiano formati. Qualcosa che ricordiamo. Ci saranno stati sicuramente dei momenti che si raccontano con il sorriso, pensando, sì, io sono proprio quello, sono proprio fatto così. Per me, quasi tutti gli eventi importanti che mi ricordo hanno avuto a che fare con la voglia di trovare qualcosa di nuovo. E, oh, la routine non mi piace. Il nostro partner scriverà tutto. E alla fine emergeranno dei temi e delle parole ricorrenti, qualcosa che collega il nostro percorso e ci ha portati fino a qui. Ok, e una volta che si è scritto tutto sulla lavagna si dovranno cercare dei temi ricorrenti e delle parole usate e andare a individuare due cose: il contributo che abbiamo dato finora al mondo e l'impatto che quelle cose hanno avuto su di noi o sulla vita delle altre persone. Dopo cercate e anche cerchiate di individuare i motivi per i quali avete fatto determinate scelte, i valori che ci hanno caratterizzato e che erano dietro magari le nostre decisioni, per poi arrivare a formulare una frase che ha all'inizio un verbo, cioè quello che volete fare, con una seconda parte che sarà per ottenere qualcosa. E io penso di aver trovato la mia, solo che c'è un problema: se ve lo scrivessi adesso così su questo foglio sarebbe un po' banale, quindi sì, dobbiamo uscire di nuovo.
Ok, l'idea è di far volare lui e durante la ripresa epica che farà mettervi in sovrimpressione la frase del perché e leggervela. Questo ovviamente se non mi arresta. E finalmente so che il motivo per cui mi alzo è trovare persone speciali per migliorare il nostro mondo. Ho pensato dopo che così non è che si capisca perfettamente, quindi ve la spiego un po' meglio. Allora, trovare innanzitutto e non cercare, sennò uno passa tutta la vita a cercare, io le voglio trovare. Persone perché tutti quei momenti che ho evidenziato più belli hanno avuto a che fare con particolari connessioni con altre persone, e infatti speciali, che anche se si dice che noi millennials ci sentiamo un po' a prescindere una generazione speciale, io sono convinto che in ognuno di noi ci sia qualcosa di speciale. E pensate voi a mettere insieme queste persone. Quindi voglio trovare queste persone speciali per migliorare, e attenzione, quindi non cambiare, altrimenti si può anche cambiare in peggio, invece noi vogliamo migliorare il nostro mondo. E qua racchiude un po' di significati, sia la nostra terra che stiamo sicuramente maltrattando, sia migliorare il nostro mondo inventando nuovi prodotti o servizi, e sia migliorare il nostro mondo interiore e quindi un po' di crescita personale. Ah, bella, no? Ora manca giusto una cosa, e cioè trovare queste persone speciali. Io mi sento speciale quando sono in mountain bike, su una bicicletta. Sono speciale nel fare questo gioco con le dita. Mi sento speciale perché mi dicono sempre che cucino un sacco di cose buone. Sono speciale a perdere il telefono. Come in questo momento. Io mi sento speciale nell'essere unico, nel riuscire a essere me stesso. Sono speciale perché faccio sbelligare da ridere le persone. Mi sento speciale nel mettermi nei casini e a complicarmi la vita. Sono speciale nel prendere tempo coi miei utenti rifilando super cazzole tecnologiche. A motivare le persone a fare qualcosa, a riprendersi da un brutto periodo. Mi sento speciale nell'insegnare a nuotare. Spingo le persone tramite i miei video a migliorarsi. Una cosa in cui mi sento speciale, adesso ci penso, ma nel frattempo vado a bermi una birra. E vai!